Siamo con Giovanni Di Muro, organizzatore della prima sagra dei sapori del Casale, che si terrà a Capitignano di Giffoni dei Sei Casali dal 17 al 20 agosto. Sì, quest'anno l'associazione San Martino di Capitignano di Giffoni Sei Casali organizza per la prima edizione della sagra I Sapori del Casale, dove si potranno degustare prodotti tipici picentini. In particolare faremo un primo piatto con penne, speck, zucchine e nocciole, faremo la caponata, faremo le melanzane spaccatelle con pane a biscotto, faremo la famosa frionzola con carne di maiale, patate e le papacelle, dolci locali ovviamente, vino locale. E nell'occasione, in collaborazione con la compagnia teatrale I Senza Crianza, ci saranno anche due serate dedicate al teatro ovviamente. Il 17 c'è la commedia di Edoardo De Filippo in tre atti, Natale in casa Cupiello, e il 20 agosto chiuderemo questa rassegna estiva, chiamiamola così, con la seconda commedia di questa compagnia teatrale Senza Crianza, che si chiama Don Pasqua fa acquapip. Allora, dopo aver ascoltato, diciamo, il menù, ecco, di questa prima sagra dei sapori del Casale, ci puoi dire anche i giorni in cui è possibile gustare questi piatti? Questi piatti si potranno degustare il 18 e il 19 agosto, perché sono piatti prettamente per la prima sagra dei sapori del Casale. Ovviamente anche alle altre due serate, che ci sarà il teatro, si potranno degustare panini, dolci e insomma altre specialità nostre picentine. L'appuntamento per il teatro invece è per i giorni? L'appuntamento per il teatro, ripeto, è il 17 e il 20 agosto, mentre per la prima edizione alla sagra I Sapori del Casale è il 18 e 19 agosto a Capitignano di Giffoni Sei Casali. Vi aspettiamo tutti, perché sicuramente starete bene e vi accoglieremo benissimo. Ma ci sarà anche il vino? Vino locale, solo locale, a quantità, ovviamente senza esagerare, e accompagnato anche da ovviamente altre bibite, perché a chi non piace il vino. Ma ci sarà anche musica durante queste serate? Certamente, la prima serata, il 18 agosto, avremo un saggio di danza. La seconda serata abbiamo il concerto di Enza Canà. L'appuntamento è dal 17 al 20 agosto, musica, spettacoli e prodotti tipici dei picentini. Certamente, solo ed esclusivamente prodotti tipici picentini, ovviamente tutti preparati dalle nostre signore di Capitignano.